Quadisti, eccoci, Ettore Ventura, Pullman categoria QX2, Yamaha 450 Team Quaddi. Grande Ettore, ti stiamo vedendo crescere in queste ultime competizioni e oggi pole in QX2. Sì, mancanza di licenza per l'europeo. Sai che sei troppo giovane. No, avrei potuto confrontarmi con i piloti un po' di livello più alto. Abbiamo deciso di fare la QX2 così per provare. Comunque il risultato sia del miglioramento dall'anno scorso a quest'anno è stato abbastanza notevole, nello stile di guida, le correzioni in nella curva, la gestione della moto nei salti, sì. Oppure quando sei al limite dove magari non c'era questa grande sicurezza, è stato anche molto la gestione del gas in entrata, uscita curva, che bisogna darlo un po' prima per darlo meglio dopo, tutte queste cose così che pian piano che ti alleni fanno seconde. E questo è importante, ti abbiamo visto crescere tantissimo. Questa tua esperienza in QX2 com'è stata? Sì, è stata bella. Comunque sono tornato con i miei vecchi compagni Nicola, Simone, che hanno Nicolas, che hanno la mia età. Allora, stare lì nel gruppo è sempre piacevole. Beh, la tua età dovrebbe essere in QX3 comunque, se non erro. Sì, l'ultimo anno. Non la QX2, sei un po', diciamo, in avanti rispetto alla tua età, perché sei più alto di me, ma dovresti ancora correre con i ragazzini, e invece sei già qua che ti confronti in QX2. Davvero, Angelo? No, è già. È poco o tanto? No, è tanto, dai. E allora... E diciamo che stai comunque veramente portando il mezzo e portando il tuo stile di guida a dei livelli elevati, e l'anno prossimo magari ti aspettiamo direttamente iscritto all'europeo. Sì, l'anno prossimo magari la scuola incomincia ad esserci di meno, così posso concentrarmi più sul quad, qualche tappa di europeo farebbe piacere. Dall'anno scorso a oggi, Ettore Ventura, quanti secondi dà a se stesso? 2 secondi. E cosa consiglierebbe Ettore Ventura ai giovani piloti quadisti che vogliono imparare a correre? Quali sono le chiavi di volta che tu hai seguito e che ti hanno permesso questo incredibile miglioramento? Allenarsi bene usando la testa ogni volta che vai, pensare a quello che fai, a cosa stai facendo, aiuta molto. Questo è importante. Ettore, i nostri complimenti per la pole di oggi in QX2 e un arrivederci a domani per un nuovo punto della situazione dopo gara 1 e dopo gara 2. Ok, grazie. Grazie, Ettore. Ciao.